Bentornati, buonasera a tutti a questa diretta esclusiva della televisione web relativa alle amministrative di Milano. Le votazioni sono chiuse, nel senso che alle 23 sono stati chiusi i seggi e abbiamo l'affluenza pare definitiva, 54,6% dei votanti nella città di Milano. Io sono in collegamento con la nostra inviata, Ilaria Maria Preti, dalla sede della Lega Nord. Ciao Ilaria, mi senti? Ciao, sì, in questo momento il collegamento è nettamente migliorato, possiamo fare un buon servizio. Allora, qui si parla di ballottaggio fra Parisi e Sala. Dato che appunto con gli exit poll si parlava di un 40-45% massimo per Beppe Sala e un 35-39% per Parisi. Ovviamente, come al solito, si tratta di exit poll. Al momento, finché non si apre l'ultima scheda, non si può sapere la verità, ma sappiamo bene che poi alla fine i risultati sono quelli. Un buon risultato, tutto considerato, l'ha fatto anche il Movimento 5 Stelle, che sembra essere accreditato tra l'8 e il 12%. Qui si è tranquillizzato, solo diciamo che la situazione, la sala stampa ancora vuota, non è ancora sceso Matteo Salvini, a parte un momento in cui è venuto a salutare i giornalisti. Per il resto non sembra che sia, cioè sembra che la questione fosse programmata, cioè nel senso che se lo aspettassero per questo risultato. E secondo te si aspettava la Lega un'affluenza del 54,6, che obiettivamente è un'affluenza bassa? Bassissima, sì, si aspettava un risultato di questo genere perché il primo problema che si sente, quello più forte, è quello del partito del non voto, del non andare a votare per protesta, perché tanto ormai non cambia niente, insomma i motivi sono tanti, ognuno al suo, ma ci si aspettava comunque che questo grosso problema continuasse, che non venisse risolto. Quindi a votare sono andati quelli che sento nel modo particolare, cioè i tre grandi gruppi ormai che ci sono, cioè quello del centrodestra, quello del centro-sinistra e quello dei 5 Stelle, e chi sente bene questo sentimento va a votare, gli altri tendono un po' a fregarsi, non fa finta di nulla, fa finta di niente, a non volersi sentire coinvolti nella politica. Problema grandissimo, ma si sapeva che c'era. Ma ti faccio giusto l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Ascolta, per quanto riguarda il ballottaggio, la Lega è convinta di riuscire a raggiungere il ballottaggio con la lista Parisi? O c'è quella Guarda, possibilità che Sala riesca a raggiungere già il 50%? qui danno per scontato che Sala non raggiungerà il 50%, Ho capito. quindi lo danno al 45% come massimo e quindi non si pongono questo problema. Apparentemente dopo, guarda, dovrei sentire che cosa ne pensano, bisogna aspettare comunque la fine, sentire che cosa dirà in conferenza stampa, che ci sarà appunto appena saranno pronti i risultati, cosa dirà Matteo Salvini. Va bene, E appunto metterà qua. tienici aggiornata, ci sentiamo dopo, magari. Sicuramente, io rimango qua, rimango a disposizione, quando volete chiamatevi, vi do le ultime novità da via Bellerio. Perfetto, grazie, grazie mille Ilaria. Grazie a te. Grazie mille ad Ilaria, noi ritorniamo qui in diretta, abbiamo delle nuove domande, se non sbaglio. Sì, da parte di Daniela che ci chiede che cosa succede se Basilio Rizzo dovesse ottenere un risultato consistente. Intanto chiedo alla regia se mi può mandare l'infografica appunto con l'exit poll che è stato pubblicato da Repubblica. Allora, le risposte sono diverse perché Basilio Rizzo si presenta in comune con una lista diversa di sinistra, ma diciamo spaccata nei confronti invece del centro-sinistra che diciamo capitanato dal Partito Democratico. Che cosa succederà? Le vie secondo noi sono due. La prima che Basilio Rizzo riesca a trovare un accordo con il centro-sinistra e quindi ad essere inglobato nella maggioranza. La seconda invece, che è negativa dal punto di vista di Sala, è che Rizzo riesca ad ottenere quel punteggio necessario per creare una opposizione
forte che possa appunto impedire in un certo senso alcune manovre che il centrosinistra potrebbe promulgare. Centrosinistra o centrodestra? Perché per esempio abbiamo sentito prima Maran e poi la nostra inviata Ilaria alla Lega Nord. Entrambi, quindi Partito Democratico e Lega Nord, sono convinti che si arriverà al ballottaggio. Questo significa che ci si ripresenterà tra 15 giorni e chi non avrà votato, non avrà votato Sala e Parisi al primo turno sarà l'ago della bilancia, tra cui appunto Basilio Rizzo, i candidati, diciamo, gli elettori di Milano in Comune. Chi voteranno? Noi non possiamo saperlo, è ovvio che essendo una forza di sinistra è possibile che, voti possano incanalarsi su Sala rispetto che ovviamente su Parisi, ma potrebbero anche decidere di non votare. Quindi mi sento di darti questa risposta, Daniela. Per quanto riguarda Filippo, un'altra domanda: come mai il Movimento 5 Stelle sembra sfondare così tanto a Roma mentre a Milano no? Beh, la risposta l'abbiamo già dato in precedenza, ovvero quello che sta succedendo a Roma, e poi proveremo a darvi alcune notizie riguardo ai risultati ufficiali, anche rispetto a quello che sta succedendo nella capitale. La differenza è questa: Roma è una città in questo momento distrutta, nel senso che i cittadini sono in protesta, in forte protesta, mentre Milano è una città che sta andando bene. Il Movimento 5 Stelle in questo momento sta avendo successo in quei comuni che hanno dei problemi gravi. Roma è una di queste, e già rispetto agli ultimi sondaggi avevamo visto nelle scorse settimane come la Virginia Raggi fosse la candidata più forte tra tutti quelli che si presentavano, considerando anche il fatto che la destra si sia spaccata tra Marchini e Giorgia Meloni. E Milano invece no, Milano non è spaccata, il centrosinistra si è riunito e il centrodestra anche. Il Movimento 5 Stelle non ha sbarcato così tanto a Milano per due motivi sostanzialmente: il fatto appunto che Milano stia andando bene, e il secondo motivo il cambio di staffetta tra Patrizia Bedori e Gianluca Corrado, che in un modo o nell'altro ha inciso durante la campagna elettorale, perché così come si era fatto un programma e si erano fatti dei video promulgazione del programma elettorale del 5 Stelle con la Bedori, così è stato dovuto rifare per Gianluca Corrado negli ultimi tre mesi. Stavo guardando, è arrivata un'altra notizia, un'altra domanda da Costanza. Voi continuate, ripeto, a mandarci email, messaggi, via chat, noi cercheremo di rispondere. Ci scrive appunto, adesso l'ho persa, la domanda che ci stava facendo appunto Costanza, che si aspettava un'affluenza maggiore per i cittadini milanesi. Beh, questa è una cosa che ci si aspettavano un po' tutti, perché Milano appunto è una città che funziona, e quindi alle urne in teoria Milano dovrebbe essere una città che va al voto. È sintomatico questo 54,6%, noi non possiamo dare ovviamente una soluzione al problema, possiamo dare delle opinioni, e l'opinione che ci sentiamo di dire è quella che Beppe Sala e Stefano Parisi rappresentano comunque centrosinistra e centrodestra, ma il partito più forte rimane quello dei non votanti, che è stato poi quello delle ultime elezioni alle europee tenutesi nel 2014. Perché disillusione politica? Può essere che sia per una questione di protesta, come a voler dire guardate, a noi non andate bene e quindi noi non vi votiamo. Però bisogna fare attenzione anche ad un altro aspetto: il fatto che si sia votato nel momento forse non migliore rispetto ai mesi che appunto si sono succeduti da gennaio in avanti, nel senso che si è votato oggi 5 giugno, domenica, durante il ponte del 2 giugno, e molte famiglie probabilmente sono andate in vacanza. Abbiamo fatto un'ultima domanda, ok? No, ne abbiamo due, grazie per tutte le domande che ci fate. Alessandro ci scrive: i voti del Movimento 5 Stelle al ballottaggio dove potrebbero confluirsi? E anche questa è una bella domanda, perché noi abbiamo sentito all'edizione speciale che abbiamo fatto settimana scorsa il candidato, esponenti del Movimento 5 Stelle, che hanno ribadito il concetto che loro al ballottaggio, qualora non dovessero arrivarci, ma secondo i dati che ci arrivano adesso è improbabile appunto che Corrado possa arrivare al ballottaggio,
non andrebbero a votare, non andrebbero a votare, quindi si asterrebbero. È ovvio che c'è una parte invece consistente di elettori del 5 Stelle che, per fare uno sgarbo al Partito Democratico, potrebbe confluire nella lista Parisi e quindi appunto dare un filo da torcere maggiore alla lista del centro-sinistra. L'ultima domanda a cui rispondiamo in questa sessione, da Massimo, che ci chiede: il fatto che i due candidati di centrodestra e centrosinistra di Milano siano molto simili può aver inciso sulla scarsa affluenza alle urne? Anche qui noi non possiamo dare una certezza. È vero che i due candidati si assomigliano per quel che riguarda il programma elettorale. La scarsa affluenza alle urne però non credo che sia rispetto appunto al fatto che siano simili. La scarsa affluenza è rispetto alla disillusione politica che possiamo vedere in tutta Italia. Adesso poi nella prossima sessione cercheremo di darvi dei dati anche nelle città, appunto nelle altre città più importanti dove si sta votando. Io nel frattempo stiamo cercando un collegamento con un altro esponente della politica e nel frattempo controlliamo sempre, teniamo sempre d'occhio quello che è la situazione nei comuni in cui si vota nella città metropolitana, quindi non solo Milano ma i comuni diciamo limitrofi, e per il momento non abbiamo ancora il definitivo. Quindi a Massimo posso rispondere questo: sì, sono molto simili, ma credo che un 40% per Sala e un 40% più o meno per Parisi rispecchino gli elettori di centrosinistra e di centrodestra. Come abbiamo già sentito da Pierfrancesco Maran e da Ilaria, entrambi le parti si aspettavano questo tipo di votazioni, non si aspettavano sorprese e si aspettavano un ballottaggio. Noi siamo comunque in attesa di parole ufficiali, per esempio, come se avete seguito fino adesso, e se non avete, scusatemi, se non l'avete seguito fino adesso ve lo ridiciamo, noi cercheremo di avere un collegamento diretto con Matteo Salvini dalla sede della Lega Nord per un appunto un commento in diretta da parte del leader del Carroccio. Ci proveremo, avremo anche tanti altri ospiti. E io in questo momento ci dicono altre domande. Siamo Alessio Proietti Alessio Proietti risponde direttamente, quindi abbiamo questa cosa che è importante per noi. Molto bene, in chat praticamente Filippo Caselli ci aveva chiesto perché il Movimento 5 Stelle non funziona a Milano ma funziona a Roma. Gli risponde direttamente Alessio Proietti dicendo: dove si governa bene il Movimento 5 Stelle non ha spazio. E credo che il succo della questione sia proprio questo: dove la percezione del cittadino è quella di una città che funziona, considerando l'Expo, considerando il successo avuto con la finale di Champions League del 28 di maggio, credo appunto che il motivo sia proprio questo, legato anche al fatto del cambiamento di rotta che il 5 Stelle ha dovuto appunto effettuare tra la prima tranche di campagna elettorale con Patrizia Bedoli e la seconda tranche con invece Corrado. Attenzione, perché la regia mi sta dicendo che possiamo avere in collegamento con noi il Lorenzo Zacchetti del Partito Democratico. Adesso lo chiamiamo in diretta giusto per avere un commento da parte di Zacchetti appunto rispetto a quello che sta succedendo in questo momento a Milano. Aspettiamo una sua risposta. Pronto? Parlo con Zacchetti? Sì. Sì, buonasera, siamo della televisione web, buonasera. 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 Ascolti, io le volevo fare innanzitutto una domanda sugli exit poll che ha promulgato appunto il sito della Repubblica. Si aspettava un risultato del genere? Ma innanzitutto il dato è ancora abbastanza da esaminare, penso di sì. Comunque eravamo convinti che Beppe Sala andasse al ballottaggio con un vantaggio significativo, e se dovesse essere confermato, però dipende, insomma le forze ci sono ancora molto, molto ampie, vediamo. Io penso che alla fine Sala andrà al ballottaggio con un vantaggio buono, vediamo come cambierà la forbice da qui alla fine. Quindi lei non pensa che Sala potrebbe in qualche modo raggiungere già al primo turno il 50 più 1?
Lo auspico, perché no? Perché no? Ma mi sembra onestamente difficile in questa situazione. Insomma, io sarei contento di andare al ballottaggio con un bel vantaggio, insomma, per vincerla lì. Ok, le faccio altre due domande. La prima, allora, noi stiamo ricevendo molti commenti da parte di chi ci sta seguendo e alcune le rivolgo una domanda a lei, ovvero, sì. Qualora si andasse al ballottaggio, secondo lei gli altri partiti politici, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, ma anche a coloro che hanno votato per esempio Basilio Rizzo, dove potrebbero confluire? Ah, e beh, questo è tanto un problema loro più che mio, adesso bisognerebbe rivolgere a loro la domanda. Io credo che siano situazioni un po' diverse. In genere 5 Stelle è un elettorato che è un po' poco governabile, nel senso che per definizione votano quando c'è un ballottaggio o non votano, come spesso fanno, perché tendono a considerare un po' che gli altri partiti siano tutti uguali, o ognuno vota come gli pare, se non ci sono anche contro indicazioni di partito. Io credo che in questo caso, mi sembra che in questo momento storico loro non amino moltissimo il PD e la figura di Renzi, per cui credo che potrebbero essere compromessi, anche se so che molte persone del Movimento 5 Stelle vengono da storia e cultura di sinistra, per cui magari di fronte a una scelta di questo tipo potrebbero cambiare idea. Su Milano Bene Comune non lo so, loro sono stati nostri alleati in questa esperienza che stiamo concludendo adesso. Io avrei preferito andare avanti insieme a capire quali sono le loro valutazioni, e di fronte a un'alternativa tra la Milano che va avanti con Beppe Sala e quella che vuole tornare indietro con Parisi e Salvini, penso che faranno la scelta giusta, insomma. Le faccio giusto un'ultima domanda, nel senso che, come sappiamo, il dato ufficiale dovrebbe essere di affluenza del 54,6%, una, diciamo che è un'affluenza relativamente bassa, considerando che nel 2011 andarono a votare il 67,6% dei cittadini. Sì, no, questo non è sicuramente un bel risultato, adesso a prescindere da chi vince, certo. Ma il risultato come elemento democratico non è una buona notizia questa. Io c'è stato un attimo in questa campagna elettorale che pensavo addirittura a un dato peggiore, perché mi ero accorto di una certa disaffezione della cittadinanza in genere. Parlo anche dell'altro campo, perché certo, non ho visto il centrodestra mobilitare le masse per cercare un cambiamento come noi avevamo fatto 5 anni fa. Certo, la situazione politica è molto cambiata, nel senso che 5 anni fa c'era una maggioranza che era in carica da 20 anni e noi che volevamo cambiare alla fine ce l'abbiamo fatta. In questa situazione mi sembra tutto molto diverso, però a prescindere dagli schieramenti, quando vota poca gente non è mai una buona notizia. Perfetto, io la ringrazio per essere stato qui con noi. Le chiedo giusto un'ultima cosa, secondo lei questa disaffezione politica può derivare anche dal fatto che siamo andati a votare il 5 di giugno durante un ponte in cui magari tante famiglie hanno fatto, diciamo, una scappata tra virgolette al mare per poi tornare al proprio lavoro? Beh sì, ovviamente sì, la collocazione temporale, diciamo così, che non aiuta. È chiaro che però il tema della disaffezione nei confronti della politica ha radici molto più profonde, ha molto a che fare con questi 20 anni di distruzione, forse anche della cultura politica, di una cultura politica che c'era fino agli anni 90, che è stata messa in crisi dai fatti storici e che probabilmente non ha trovato nel bipolarismo una nuova fase storica nella quale si siano veramente sviluppate nuove culture politiche. Probabilmente fino adesso il bipolarismo è stato più una strategia di tipo elettorale che un reale riposizionamento delle culture politiche in Italia. Credo che questo sia un argomento che meriti una certa riflessione. Poi è ovvio che in un ponte, con un giorno solo anche a disposizione degli elettori, perché se ci fosse stato lunedì probabilmente il dato sarebbe stato anche diverso, sicuramente questo non ha aiutato. Perfetto, io la ringrazio per essere stato qui con noi e ci risentiamo magari più avanti per commentare insieme quelle che poi saranno i risultati effettivi. Volentieri, grazie a voi. Perfetto, grazie, arrivederci. Saluti. Ringraziamo appunto Lorenzo Zacchetti del Partito Democratico.
e che ci ha confermato in sostanza quello che ci aveva affermato già prima Pierfrancesco Maran. Ci si aspettava di andare al ballottaggio, si spera di poter vincere per quanto riguarda il centro-sinistra già al primo turno, il che sarebbe un successo clamoroso da parte di Giuseppe Sala, e ci ha ribadito il concetto del 54,6%, che è un'affluenza minore rispetto a quella che ci si aspettava. Io direi che per il momento ci possiamo salutare, ci vediamo tra pochissimi minuti e vi daremo delle informazioni anche relative agli altri, alle altre città di Milano, alle altre città ovviamente d'Italia in cui si vota, scusatemi, a tra poco.